Spider-Man è un criminale, ecco chi è. Un mercenario, un pericolo pubblico. Che cosa ci fa sulla mia prima pagina? Mr. Jameson, sua moglie è sulla 1, ha bisogno di... Mr. Jameson, c'è un problema per la pagina 6. Prima pagina è il problema, sta zitto. Sì, signore. Beh? Fa notizia. Sono clienti importanti, non possono aspettare. Beh, impareranno. Ha salvato 6 persone da quel vagone della metro. Sì, magari ha provocato l'incidente. Succede qualcosa, il viscidoverme è sempre presente. Guarda qui, scappa dal luogo dell'incidente. Questo che ti dice? Non sta scappando, sta probabilmente andando a salvare qualcun altro. È un eroe. E perché porta una maschera? Mm? Cos'ha da nascondere? La signora chiede se lei vuole cinzo o ciniglia per la sala da pranzo. Quello che costa meno. Mr. Jameson, stia a sentire. Abbiamo venduto la pagina 6 a 2 clienti e ora tanto Messis che Conway hanno 3/4 della stessa pagina. Abbiamo esaurito 4 ristampe. Esaurito? Tutte le copie. Domattina Spider-Man pagina 1, con una foto decente. Passa Conway a pagina 7. Escluso pagina 7. Mettilo a pagina 8, sconto 10%. Veramente... Anzi, 5%. Non si può fare. Fuori! Il problema è che non ce l'abbiamo una foto decente. Eddie ci sta provando da settimane, si riesce appena a intravederlo. Oh, è pure timido. Riusciamo ad avere una foto di Julia Roberts in tanga e non rimediamo una foto di questo essere? Metti un annuncio in prima pagina. Premio in denaro per una foto di Spider-Man. Non vuole essere famoso? Ma io lo faccio diventare famigerato! Questa fa schifo. Idem. Idem. Mega schifo. Ti do $200 per il mallotto. Mi sembra un po' poco. Dalle a qualcun altro, allora. Signore, sua moglie dice che le piastrelle per il foyer sono esaurite. Dille che ci mettiamo un tappeto. Seduto, dammele qua. Te ne do 300. È la tariffa per i freelance. Butta giù la prima pagina, mettici questa foto. Titolo? Spider-Man, eroe o minaccia? Foto esclusive del Daily Bugle. Minaccia? Ma stava proteggendo quel furgone portavalori, dai. Sta a sentire, avvocato. Tu fai le foto e io mi invento i titoli, ok? Ti sta bene così? Sì, signore. Fico. Da questo alla ragazza all'ingresso, penserà lei a pagarti. Io vorrei un lavoro, signore. Niente lavori fissi, solo freelance. È la cosa migliore per uno della tua età. Tu portami altri scatti di quel pagliaccio che fa tanto notizia e magari te li prendo pure. Ma guarda che non ti ho promesso un lavoro. Una bistecca, ti mando una bella bistecca per Natale, di più non posso. Fuori dai piedi. E portami altre foto. Spider-Man e Goblin. Già, Goblin, che te ne pare? Mr. James. L'ho inventato da me. Oggi questi mostri devono avere un nome. Mr. Jameson, Spider-Man. Hoffman. Sì? Chiama l'ufficio brevetti, deposita il nome Goblin. Voglio 10 cents ogni volta che si dice. Non è meglio il pericolo verde? Spider-Man non ha attaccato la città, stava cercando di salvarla. È una calunnia. No, che non lo è. Ti sbagli di grosso, la calunnia è verbale. A stampa è diffamazione. Lei non si fida di nessuno, ecco il suo problema. Mi fido del mio barbiere. Ma sei il suo avvocato, levati dai piedi. Che mi faccia causa, si arricchisca come una persona normale. È così che questo paese è... Sei licenziato. Parterei là, sei licenziato. Perché? Cani dietro al frisbee? Gabbiani sulla riva, rincoglioniti alla scacchiera? Capo! Non ora! Pensavo che il Bugle potesse mostrare un altro lato di New York. Me ne sto occupando. Mancano 6 minuti alla chiusura, Jonah. Ci serve la prima pagina. Io non ti pago per fare l'artista delicato. Ti pago perché ancora non ora! Perché quello psicotico di Spider-Man posa per te. Spider-Man non vuole altre fotografie. Lei ha messo tutta la città contro. Fatto di cui vado molto fiero. Ora, levami queste sdolcinature dalla scrivania prima che cada in coma diabetico. Capo, c'è sua moglie in linea. Ha perso il libretto degli assegni. Grazie della buona notizia. Mr. Jameson, la prego, non c'è qualche scatto che può usare. Ho bisogno di soldi. Oh, Miss Brent! Sì? Mi porti un violino? 5 minuti alla chiusura, Jonah. Ok, metti la foto di un pollo marcio. Eccoti il titolo. Panico da avvelenamento investe la città. C'è cibo avvelenato? Ho un po' di nausea, sì. Ecco qua, Mr. Jameson. Al cesso. Robby, ecco la prima pagina. La minaccia mascherata terrorizza la città. Ti ho detto che non è una minaccia. E io ti ho detto... Ok, lascia stare. Ti do 150. 300. È una rapina. Ci sto. Dallo alla ragazza. Grazie. Bye bye. Ne parla tutta la città, Robby. Chiacchiere, voci, panico nelle strade. Sì, va bene. Scienziato pazzo si trasforma in non so quale mostro. 4 bracci meccanici saldati bene al suo corpo. Ah! Un certo Otto Octavius si ritrova 8 estremità. Ha fatto tombola. Hoffman! Sì. Che nome gli diamo a questo? Dottor Octopus. Fa schifo. Capitan Calamaro? Peggio. Dottor Strange? Niente male. Ma già occupato. Frena! Ci sono. Dottor Octopus. Eccezionale. Lo so da me. Dottor Octopus. Nuovo malvagio di zona. Doc Ock. Geniale. Che c'è? Vuoi un aumento, Aria? Capo, ho trovato Parker. Ti ho cercato tutta la mattina. Perché non paghi il telefono? C'è uno scienziato fuori di testa. Io non ho fotografie. Dice che Spider-Man era presente.
E tu dov'eri a fotografare scoiattoli? Licenziato! Capo, la festa al planetario. Ah, giusto, riassunto, mi servi, vieni qua. Quanto ti intendi di alta società? Lascia perdere. Il mio cronista mondano si è beccato una palla da polo in faccia. Non mi resti che te. Festa grande per un eroe americano. Mio figlio l'astronauta. Mi può pagare anticipato? Dici davvero? Pagarti per cosa? Per startene lì, al planetario, domani alle 8? Sei ancora qui? Parker! 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 Ma sei sordo? Ti ho chiamato 3 volte, forza! Credi che ti paghi per stare a bere champagne? Ecco, fanne una di mia moglie col ministro. Bella cravatta! Oh, dai, faccene una col procuratore. Bel vestito! Oh, fammene una del sindaco con la sua amichetta. Moglie. Parker, svegliati! Forza, sparami questa foto! Ancora nessuna notizia su dove si trovi la fidanzata di tuo figlio. Mi dispiace, Jonah. È colpa mia. Ho costretto Spider-Man alla fuga. Era l'unico che avrebbe potuto fermare Octavius. Sì. Spider-Man era un eroe. Solo che io non l'ho capito. Era un ladro! Ha rubato il costume! Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere è una minaccia per la città! Voglio che quell'arachnoide arrampicamuri sia processato! Voglio vederlo impiccato alla sua ragnatela! Io voglio Spider-Man! È tornato! Stupiscimi! Giusto una cosetta da niente che abbiamo creato io e i ragazzi del marketing. Come sapete, la tiratura del giornale va piuttosto bene. Certo non quanto il New York Times. O il Daily News. O il Post o altri giornali minori. Continua, Bruno! Che c'è? La sua pressione, Mr. Jameson. Sua moglie mi ha detto di dirle controlla i tuoi mail. E tu di a mia moglie! Grazie. Per cui le propongo questa campagna. Il Daily Bugle? Certo, è ovvio. Fico, ultra fico. È mia, modestamente. Magnifico. Questo devo dire di Erickson, un tipo strano. Con un paio di caffellate si scatena. Mitico. Mia anche questa. È l'ora della pillola. Non quella. Non quella. Beva molta acqua. Grazie. Continua. Fuori! È l'idea più scema che tu abbia mai avuto e ne hai avute di colossali! La pressione! Ehi, dove credi di andare? E tu chi sei? L'hai assunto l'altra settimana, un freelance. Ah sì? Cos'è questa puzza? È Brock, signore, Edward Brock Jr. Chi? Wow, le posso dire? Gran bella camicia. Ecco, l'incidente della gru, noti l'esposizione. Mi piace la mia camicia. Ciao, Betty. Ciao, Peter, è meglio che vai dentro. C'è uno nuovo. Cerca di vendere le foto di Spider-Man. Ah. Grazie. Parker, arrivi tardi. Bruckner t'ha battuto sul tempo. Brock, signore. Edward Brock Jr. Le ho portato questa. E lui questa. Frena, come hai fatto? Io non t'ho visto. Come sei salito? Arrampicandomi. Ero sull'asta della bandiera. L'asta della bandiera? Allora quale usiamo? Quella di Bestin. È meglio. È meno cara. Congratulazioni, Brocco, usiamo la tua, ti do $50. Alla grande, JJ, sono il vostro uomo. Ne so più io di belle foto di qualunque fotografo della città. Sa, la fotografia non è questione, senza offesa, di aste di bandiera, per carità. È questione di luce, composizione, dramma. Voglio un posto fisso, signore. Ho una ragazza che intendo sposare. Ecco, come dire, ho questo stupido piccolo sogno di lavorare per uno dei più grandi direttori di giornale dei nostri tempi. J. Jonah Jameson. Beh, abbiamo un falso libero. Johnson si è dimesso, vero? L'hai cacciato via. È uguale. Ehi, un momento. Io faccio ottime fotografie e sono qui da tanto tempo. Se c'è un posto libero, Mr. Jameson, sono io che lo merito. Ha ragione, Jonah. Peter è qui con noi da anni e ha fatto un ottimo lavoro. Tu vuoi un posto fisso e tu vuoi un posto fisso. A chi interessa quello che voglio io? A me? Chiudi il becco. Fuori. Voglio che il pubblico veda Spider-Man come il piccolo criminale che è. È falso, fatto col pongo. Lo dovete beccare. Spider-Man con il dito nella marmellata.
Game, porta quella foto, avrà il posto. Che aspettate? Il capodanno cinese, via, via, ci via! Ci penso io, capo. È falsa. Lo conferma la sezione fotografica dell'archivio di Stato. Prendi le tue cose e esci dal palazzo. Stavo solo... Sei licenziato! Adesso dovremo pubblicare una rettifica. Erano 20 anni che non pubblicavo una rettifica. Licenziato il fotografo!